Bentornati a Madre Terra TV e oggi parliamo di una buona notizia, nel senso che la grande campagna che abbiamo avviato in questi anni per far riconoscere l'arte dei pizzaioli napoletani, patrimonio immateriale dell'umanità, quindi nella lista dell'UNESCO che registra i beni immateriali, patrimonio comune del nostro pianeta, diciamo così, ha fatto un importante passo avanti, nel senso che la Commissione Italiana UNESCO, nonostante alcune difficoltà, perché c'erano pressioni contrarie, è riuscita a confermare questa volta all'unanimità la candidatura dell'arte di pizzaioli napoletani come candidatura unica italiana. Questo è importante, tra l'altro vi faccio vedere qual è l'ennesima tappa che ha raggiunto questa petizione. Questo è diciamo il simbolo delle 850.000 firme raccolte finora, o meglio raccolte fino a venerdì 4 marzo, quando abbiamo presentato questo nuovo risultato alla sede, presso la sede della Commissione UNESCO in Italia, e abbiamo raggiunto questo importante risultato grazie a un contributo che è cresciuto negli ultimi tempi, perché ci sono aggiunte 50.000 firme della Confederazione Nazionale Artigianato, la CNA, che ci ha permesso di arrivare alle 700.000, si sono aggiunte poi 50.000 firme arrivate dall'Argentina, dove il giudice di MasterChef Argentina, Donato De Santis, non solo ha aderito alla campagna, io l'ho lanciata insieme a lui il 5 di gennaio proprio a Buenos Aires, ma c'è stata una grande crescita di consenso in quella nazione, in quella città, che come sapete vede quasi una metà della popolazione di origine italiana, quindi l'Argentina è molto sensibile alla tutela di una tradizione italiana. Poi sono state annunciate le 50.000 firme raggiunte in Brasile, dove si è impegnata l'Accademia della Cucina, dove si sono impegnati gli Amici di Italy, che hanno un bellissimo una bellissima sede di Italy proprio a San Paolo, con dentro una grande pizzeria di Rosso Pomodoro, e loro si sono molto impegnati. Lì avevo lanciato questa campagna il 30 di dicembre scorso, proprio alla vigilia del Capodanno paulista, come loro celebrano sull'Avenida Paulista il loro Capodanno, quindi 50.000 a San Paolo. Ricordiamoci che San Paolo del Brasile vede presenti solo nella città 5.000 pizzerie e sfornano 500.000 pizze al giorno. Quindi stiamo parlando di posti dove la tradizione italiana della pizza, pensate che a San Paolo è stata aperta una pizzeria napoletana prima ancora che aprisse a Milano, cioè alla fine dell'Ottocento. Quindi sta crescendo molto questa partecipazione. Quindi abbiamo presentato queste 850.000 firme insieme agli amici della Coldiretti. La Coldiretti ha già superato le 320-330.000 firme, ma ha fatto una grande raccolta straordinaria nello scorso weekend in tutti i 1.000 mercati di Campagna Amica, e ritengono, e io ritengo che sia verosimile, che per il 14 marzo, data in cui presenteremo questa arte della pizza napoletana nella sede dell'UNESCO a Parigi il pomeriggio del 14 marzo, noi la mattina saremo in grado di presentare oltre 1 milione di firme in occasione di un grande evento a Parigi che si chiama Parizza, che è il festival della pizza francese, ovviamente sempre pizza italiana, perché infatti lo show è sempre quello dei pizzaioli napoletani, pizzaioli italiani, le tradizioni italiane, la farina italiana, i pomodori italiani, l'olio extravergine olivo italiano, le farine italiane. Cioè, per fortuna, questo è un grande momento in cui attorno a questo, che è un simbolo del Made in Italy nel mondo, questo trascina anche la qualità della nostra agricoltura. È uno dei motivi per cui la Coldiretti ha dato questa adesione. E devo dire che proprio oggi sono arrivate anche dal Giappone, dove già erano state raccolte 100.000 firme, ulteriori 50.000 firme, quindi possiamo dire agli amici di Madre Terra che noi abbiamo superato ormai le 900.000 firme, anche di parecchio, e quindi sicuramente l'obiettivo del primo milione di firme che volevamo realizzare, considerate che nel frattempo stanno anche continuando, perché poi, come dire, stiamo andando per cifre ampie, cioè nel frattempo Striscia la Notizia ha fatto una puntata dedicata ai rischi che la pizza made in Italy, made in Naples, fosse, come dire, in qualche modo scavalcata dal tentativo negli Stati Uniti d'America di presentare la pizza American style o New York style, come si dice, come arte
prima ancora che presentassimo noi quella napoletana, il rischio c'era, perché alcuni funzionari anche nei nostri ministeri dicevano: beh, però la pizza non è proprio poi una cosa culturale, mettiamo qualche altra cosa. E come al solito il rischio è che in Italia, mentre si litiga su cose stupide, noi perdiamo l'opportunità di avere a livello internazionale dei riconoscimenti che ci spettano totalmente. Pensate che ancora l'Italia non è riuscita a fare un dossier per far riconoscere come patrimonio mondiale dell'UNESCO, sempre immateriale, l'opera lirica. E cosa è accaduto? Che la Cina ha già registrato la loro opera lirica cinese. Allora il rischio per me è che noi, alla fine, mentre discutevano i funzionari e cose, in America qualcuno presentava l'arte della pizza a me, New York style. Sarebbe stato veramente uno schiaffo a quello che è una tradizione importante, è il piatto più venduto e conosciuto al mondo, è la parola italiana più conosciuta nel pianeta e più pronunciata, ovviamente perché è molto diffuso. Poi è chiaro che non è che tutti mangiano pizze stile napoletano, però poiché l'origine indiscussa del fenomeno pizza così come oggi è nel mondo è Napoli, è la tradizione dei vicoli, è la tradizione tramandata di padre in figlio delle pizzerie napoletane. Poi è chiaro che attorno a questo disco lievitato con sopra il pomodoro, poi alla fine dell'Ottocento la mozzarella, hanno iniziato a mettere di tutto. È chiaro che poi ci sono tante versioni internazionali, ma proprio per questo questo è un patrimonio dell'umanità, perché riesce a essere contemporaneamente un prodotto che ha una sua radice, che non va persa nonostante la globalizzazione, ma nello stesso tempo è estremamente popolare, è accessibile a tutti, può essere mangiato dai vegani, dai vegetariani, dalle persone di religione cristiana, indù, islamica o ebraica, perché non ha, come dire, non è legato, cioè è sufficientemente ampio, è sufficientemente, direi, ecumenico da essere un prodotto che, non è un caso, è diventato il più venduto e il più diffuso del pianeta. Ma allora, se abbiamo la fortuna che abbiamo dato l'origine in Italia a questo, che è uno dei prodotti più famosi del pianeta, anzi il più famoso al mondo, otteniamo anche il giusto riconoscimento. Ora, il passo avanti è stato fatto perché finalmente l'Italia all'unanimità ha deciso di andare avanti così. Stavo dicendo che Striscia Notizie ha fatto un servizio e durante, poco dopo questo servizio, per esempio su change.org, dove si continua a firmare, io mettiamo anche qua in sovrimpressione come firmare sulla piattaforma di petizioni popolari più nota del pianeta, che è change.org, lì in pochi, credo in mezz'ora, hanno aderito altre 5.000 persone, proprio grazie alla grande audience che c'ha Striscia la Notizia. È di ieri o l'altro ieri l'avvio della petizione anche in Canada, dove un cittadino canadese ha lanciato la stessa petizione su change.org in Canada, e probabilmente adesso lanceremo la petizione anche online in molti posti del mondo, visto che Change si trova in molte zone. Quindi questa è la battaglia, tutti voi potete aderire e potete darci una mano, ha un senso importante perché bisogna lavorare durante quest'anno, perché adesso l'UNESCO dovrà esaminare i dossier e poi il voto finale arriverà a novembre 2017 a livello internazionale, quindi bisogna convincere 200 paesi, i tecnici e gli esperti, ed ecco il motivo per cui il 14 di marzo, avanti agli ambasciatori, a tutti gli ambasciatori, oltre 150 ambasciatori dell'UNESCO a Parigi, noi presenteremo e faremo vedere come si fa una pizza napoletana, perché c'è una tradizione, perché c'è una manualità, perché ogni pizza è diversa dall'altra tecnicamente, perché è fatta singolarmente una a una, non è un prodotto industriale fatto a catena di montaggio con un stantuffo che stampiglia tutte le pizze. Quindi questa è la tradizione che vogliamo tutelare e possiamo vincere, vogliamo vincerla, ha anche un vantaggio, un ritorno positivo per l'Italia, perché così come noi andiamo a imparare l'inglese in paesi di madrelingua inglese, e se permettete vuol dire che chi vuole imparare nelle decine di migliaia, centinaia di migliaia di pizzerie del pianeta a fare una pizza secondo l'arte della pizza napoletana verrà a impararlo a Napoli o almeno in Italia. E adesso vediamo questo docufilm prodotto dall'amico, un regista, Gabriele Albanese, che si chiama Pizza Pride, che è stato presentato in anteprima a Cinema Ambiente, proprio a dimostrare che la pizza, tra l'altro, è uno dei prodotti che ha meno impatto ambientale nel pianeta, perché consuma poca energia e ne dà tanta. Quindi, buona visione.
pure a bombinere, scelgo la pizza perché la pizza è un'emozione. Quando mi cibo di pizza, fra i colori, l'insieme dei sapori, la forma, la dimensione, è un'emozione. La pizza è in qualche maniera il sunto della cucina mediterranea. La pizza è l'unico bene al mondo che senza nessuna azione di marketing si è diffuso in tutti i paesi del mondo. Era la pietanza della festa. Anche quando si fa la pizza a casa, ovviamente non nel forno a legna napoletano, ma semplicemente nelle teglie e nel forno, è un momento sempre di festa. Quindi la pizza è legata alla festa, non semplicemente al nutrirsi. Fondamentalmente la pizza è il primo street food della storia. C'è un pasto veloce, un pasto abbastanza economico, accessibile a tutti, ma quello che trovi sono i sapori semplici della nostra terra. Volete ordinare? E tu che pizza vuoi? Un Happy Meal. Invidia. Io penso che nulla può rompere una tradizione così consolidata come la pizza di Napoli. Napoli e la pizza hanno un'identità forte, un legame inscindibile. Non credo che l'hamburger, per quanto conosciuto, abbia un legame così inscindibile con un luogo come la pizza. McDonald's lo battiamo in breccia, nel senso che mentre McDonald's sostiene che lo stesso hamburger si può mangiare in tutto il mondo, rispondiamo con le radici e con la qualità. È stata chiaramente una provocazione, stiamo parlando di due prodotti completamente diversi. Uno è un prodotto appunto artigianale, uno è un prodotto che assemblano nei punti vendita, ma in realtà è un prodotto alla fine industriale. Ma il McDonald's non ti sazia, la pizza sì. Mangia da pizza! La pizza è diventato un alimento conosciuto in tutto il mondo, universale, ma non in tutto il mondo. La pizza viene fatta con le caratteristiche, i criteri, i saperi, e le garanzie con cui deve essere fatta. Ho deciso quindi di partire con una petizione sul web, sono riuscito poi a coinvolgere molte realtà e siamo arrivati a 300.000 firme, con cui nel marzo 2015 siamo finalmente riusciti per la prima volta a convincere la Commissione Italiana UNESCO a candidare l'arte tradizionale dei pizzaioli a patrimonio mondiale dell'umanità. Il pericolo è che se non ci sarà una protezione tipo quella dell'UNESCO, negli anni la pizza potrebbe diventare un prodotto industrializzato, dove per esempio la pasta della pizza proviene da un'industria e quindi in questo modo non si creerebbe quella diversità appunto di prodotto culturale che ha fatto grande la pizza napoletana. La pizza innanzitutto è patrimonio dell'umanità di fatto, è un'arte che viene tramandata di padre in figlio e che ci rende unici nel mondo, nonostante la pizza sia imitata sempre più spesso, ma come sappiamo il bello si copia e la nostra pizza viene copiata spesso. Fare una buona pizza vuol dire partire, come dire, dalla semplicità, partire da pochi ingredienti semplici e genuini, come per esempio la farina. Ed è anche una pietanza, direi, amica dell'ambiente, perché se la pizza è fatta bene, innanzitutto mangi tutto, perché in realtà mangi anche quello che potrebbe essere, tra virgolette, il contenitore. E anche perché la pizza napoletana fatta a regola d'arte, sia per le modalità di cottura che di preparazione che per gli ingredienti, ha un bassissimo impatto ambientale. Quindi è amica dell'ambiente, ma sono amici dell'ambiente anche i pizzaioli napoletani, che hanno sostenuto e sostengono la pizza come alternativa agli OGM o al junky food, e hanno sostenuto la campagna per tutelare in Italia le campagne e i mari contro le trivellazioni
installazioni petrolifere, e anche grazie a loro finalmente in Italia si farà un referendum nazionale in cui gli italiani potranno scegliere tra un futuro sostenibile oppure petrolifero. La pizza deve essere salvaguardata nel senso suo reale e vero, e continuata a farla sempre di più ed insegnarla un po', perché il resto del mondo veramente adora la pizza, vuole la pizza. Allora portiamo la pizza vera, così che il nutrimento è giusto, il gusto è giusto e un po' trasporta quello che mangia un po' a Napoli. Thank you.